Buongiorno, ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video, come vedete siamo qui nel mio bagno, facciamo insieme la skincare routine, proviamo i prodotti che mi sono stati inviati da Stylevana, che ringrazio. Questi sono i prodotti che mi sono stati inviati questo mese di ottobre. Prima di cominciare questo video, come sempre vi ricordo, se vi fa piacere, di iscrivervi al mio canale qui sotto per non perdere tutti i prossimi video e di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto. Se vi fa piacere acquistare i prodotti che vi mostro o qualcos'altro su Stylevana, vi lascio qui il mio codice sconto che vi permette di avere il 10% di sconto su ogni ordine che fate su Stylevana, che sale al 15% se acquistate più di 48 euro di prodotti. Tra l'altro io trovo il sito di Stylevana molto molto conveniente perché diciamo che va a campagne e ha dei periodi in cui ci sono prodotti anche molto famosi, molto costosi, che hanno dei prezzi veramente super mega scontati e quindi veramente lo trovo conveniente. Ha un miliardo di brand coreani e niente, dateci un'occhiata. Io vi lascio qui sotto nell'info box, come sempre, il link, codice sconto e tutte le info dei prodotti che vi mostro adesso. Mi sono fatta subito una coda. La mia mitica fascetta. E così ieri ho lavato i capelli e non andiamo a sporcarli. Sono in bagno con la finestra aperta, quindi magari sentirete qualche uccellino che canta, ok, ma probabilmente anche qualche rumore. Sapete che, non so se ve l'ho detto in qualche occasione, abito in campagna, diciamo, e sono circondata da vigneti. Ci sono diverse aziende vinicole intorno a casa nostra. Quindi sono circondata dai vigneti e quindi, come sapete, adesso è stato un periodo, insomma, di vendemmia e quindi si sentono, gli ultimi rumori della fine lavori, ecco. Comunque la mia speranza è che più che altro si senta magari qualche uccellino cantare, che fa molto, appunto, skincare routine, del mattino. Bene, io sono pronta. Cominciamo subito. Iniziamo con questo detergente che mi ispira un sacco, è del brand Skin 1004, voi lo vedete un po' specchiato, molto bello nel suo pack. Questo è il Madagascar Centella Porimizing Deep Cleansing Foam, quindi una schiuma detergente che deterge proprio in profondità, pulendo i pori in teoria, a base di centella del Madagascar. Sapete che vi ho parlato anche del tonico di questo brand che mi piace da matti, sempre linea Madagascar centella, e che mi sta facendo impazzire, me lo sto praticamente bevendo. E contiene anche dei sali minerali rosa per fare un effetto, diciamo, lisciante della pelle, qua dice, con una schiuma ricca e cremosa che appunto deterge in profondità, impurità, make-up, eccesso di sebo in un unico step. Ma io insomma la provo adesso al mattino, ovviamente non ho make-up, mi sono già lavata i denti e mi sono già data un primo lavaggio al viso stamattina perché ho accompagnato Viola al viso per non andare proprio in condizioni pietose e perché questo prodotto non va utilizzato sugli occhi. Questo è il suo pack, molto carino. Tra l'altro, tutti i prodottini sono ben sigillati, quindi sappiamo che quando li apriamo sono nuovi di pacca e sono ben conservati, ecco. Andiamo a prelevare una piccola quantità di prodotto. Vedete che è il classico detergente con quell'aspetto quasi un po' satinato, tipico di quei prodotti quei detergenti belli sgrassanti, ecco. Un po' di acqua. Vado adesso a massaggiare il prodotto con un po' d'acqua sulle mani per andare a stemperarlo un po' e cominciamo
un profumo balsamico buono, ma con una nota che non chiedetemi perché, ma mi ricorda tipo i biscotti, non so, qualcosa tipo, forse c'è qualcosa alla noce all'interno, che mi ricorda proprio l'odore di biscotti. È un detergente bello corposo, ma appunto stemperato leggermente con un po' di acqua. Ha un effetto un pochino più morbido, io lo preferisco così. Leggermente anche sul collo. Ogni tanto guardo fuori perché mi sento dei rumori e mi chiedo se ci sia qualche vicino che mi sta guardando male. Perché appunto sono con la finestra spalancata. Bene, andiamo a risciacquare. Risciacquato bene il prodotto, ora andiamo a tamponare il viso con una di queste lavette pulite che tengo sempre. Il detergente è bello corposo e vi fa uno di quegli effetti, lo sentite sulle mani quando lo andate a sciacquare. Uno di quegli effetti tipo sgrassatore, sgrassante dei piatti, ecco, ve lo dico perché so che non tutti piace, però adesso che siamo nel cambio stagione mi piace fare sempre una pulizia più approfondita della pelle e quindi insomma anche se anche io non vado matta per questo effetto, però ragazzi la pelle è pulitissima. Pulitissima, veramente a fondo, super luminosa e non la sento per niente tirare, anzi, la sento veramente molto morbida. E poi, comunque, adesso io vado poi a fare tutta la mia skincare routine, quindi non la lascio così nuda. Ragazzi, la pelle è morbidissima, questo prodotto è favoloso. Non me l'aspettavo neanche io che mi lasciasse la pelle così morbida. Quindi non vi va assolutamente a seccare. Molto molto buono e super approvato. Proseguiamo poi con questo tonico di Cos de Bahà, questo è il GS, si chiama tonico GS Toner, sì. Ah beh certo, perché contiene EHA, BHA, cioè glycolic acid e salicylic acid, acido salicilico e acido glicolico per quello GS, contiene niacinamide e alcuni estratti di erbe come attivi, come ingredienti attivi. Quindi un bel tonico di quelli che piacciono a me, soprattutto in questa stagione, perché voglio andare a rimuovere qualsiasi tipo di macchie e segno lasciato da abbronzatura, brufoli, eccetera. Voglio proprio avere la pelle più pulita, forse anche un po' più bianca, però più uniforme possibile, ecco. Uso sì al mattino un tonico con gli acidi, perché tanto poi andrò ad applicare, il filtro solare, mi raccomando, sempre. E comunque so già che oggi non andrò ad espormi al sole. Questo appunto è il tonico, bello in questa confezione nera che così va a preservare insomma tutti i suoi attivi all'interno. Anche qua vedete che il prodotto è sigillato. Come vi dico spesso, normalmente andrei a utilizzare questo prodotto sulle mani direttamente, ma per mostrarvelo uso un dischettino che mi è più comodo. Come vedete, il tonico è molto acquoso e lo andiamo a tamponare sul viso. Io vado soprattutto ad applicare questa tipologia di tonico anche e soprattutto sulla zona T. Cerco di evitare per il possibile questa zona alta degli zigomi, perché per me è la zona più delicata. Non ho pelle sensibile, però durante il cambio di stagione la mia pelle è un pochino più delicata. Cerco di dargli delle attenzioni, insomma, particolari. Tra l'altro ho questa macchietta di questo brufolo
già da un po' di giorni, ma perché mi sa che il brufolo non è uscito del tutto. Comunque, non vado a fare schifezze, non vado a strizzarlo. Il tonico non ha un profumo particolarmente gradevole, ha un odore un po' chimico. Comunque sappiamo che ci aiuta, però non va assolutamente a pizzicare, purché ha una composizione di alfa-idrossiacidi abbastanza potente, se vogliamo, perché è al 7%, e lo 0,5% di acido salicilico. Non sento minimamente pizzicare la pelle, quindi perfetto. Poi sono curiosa di provare questo prodotto di Wellage, brand che non conosco, ed è la Real Hyaluronic Blue Ampoule. Questa è una ampoule, una essence, come volete chiamarla, con acido ialuronico, beta-glucani e vitamina C, perfetto per mantenere idratata la pelle durante il giorno. Vedete quanto è bello il pack, mi piace tantissimo. Sembra qualcosa di chimico. Questo è il prodottino. Questo lo applichiamo direttamente sulla mano. Vedete che è piuttosto acquoso. Molto morbido e dunque è piuttosto acquoso, però si sente la sua componente di acido ialuronico, si sente che va a idratare in profondità la pelle, infatti sento la pelle super morbidissima e proprio super idratata, come se avesse bevuto un bicchiere d'acqua. Mi piace molto. Anche questo prodotto qua non ha particolare profumazione. Molto molto bello questo prodottino, bello idratante, sento proprio la pelle bella morbidina. Ora che siamo in cambio di stagione, sento che la mia pelle sta diventando decisamente più mista. Ho dei momenti in cui è quasi un po' secca in diverse zone. E quindi se vado a utilizzare ancora qualche crema che sto terminando, utilizzata durante l'estate, sento che per la mia pelle è troppo poco, sento che ho bisogno di più idratazione, oppure se magari faccio una skincare veloce perché appunto la mattina parto di corsa, sento che la mia pelle mi dice no, ho bisogno di più, si secca un pochino. Comunque, mi hanno inviato anche la Sleeping Mask all'acido ialuronico di Isentree che proverò questa sera, ma che adesso appunto non proviamo perché appunto è una maschera notturna, quindi da utilizzare la sera prima di andare a dormire, ma questa dovrebbe essere una bomba di idratazione e di luminosità e quindi la proverò subito stasera e vi farò sapere. Proviamo ora questi patch in idrogel del brand Hamish. Sono appunto gli patch in idrogel all'acqua di rosa bulgara. Mi hanno inviato questo pack stupendo con all'interno questi patch, la crema viso che andremo dopo a provare e il filtro solare. Questo è il pack all'interno. Troviamo la solita spatolina per andare a prelevare i patch e non infilarci le dita dentro. Questi sono i patch all'interno nel loro siero.
E ora vado a prelevarli. Meravigliosi questi patch, super utili per me perché, come sapete, le mie notti sono sempre movimentate, ma non perché io vada a ballare, ma perché Viola ha deciso che dormirà, non lo so, per i suoi 18 anni probabilmente. Tra l'altro già hanno un effetto super fresco e piacevole così. Se li mettete in frigo questi, fanno un effetto super fresco, tonificante. Tra l'altro sono anche carini perché non si notano tantissimo come altri patch. Sono molto molto sierosi. E adesso questi li vado a tenere su una decina di minuti. Voi come state? Io sto bene. Negli ultimi anni sto apprezzando ottobre, seppur io sia una grande amante dell'estate, anche per il fatto che le giornate siano molto lunghe e quindi ecco l'unica pecca dell'autunno è che le giornate si accorciano tantissimo e questo mi dispiace, però apprezzo ottobre perché a parte che vado pazza per il foliage, quindi tutti questi alberi, queste foglie che cominciano a cambiare colori. Gialle, rosse, qua da noi in Friuli ci sono posti stupendi da vedere con il foliage da fotografare, veramente molto molto belli, ma per me anche qua a casa, appunto, essendo in campagna, vedere tutti gli alberi che cambiano colore, mi piace da matti. In più è un mese piuttosto clemente per quanto riguarda il tempo. Ovvio ci sono tanti spazi di temperatura, però durante il giorno si sta bene, fa caldo ma non è un mese decisamente rigido, a parte che ormai difficilmente fa particolarmente freddo d'inverno. Io d'inverno ricordo inverni molto freddi e la neve sempre, mentre adesso veramente il freddo ormai ce lo scordiamo. E quindi appunto è un mese che mi piace tanto. Tra l'altro cerco anche no, di ignorare perché comunque non è bello, però ascolto un po' le notizie, i notiziari per sapere così in via generica cosa succede, ma poi spengo subito perché vedo che la situazione è un po' di quello che succede nel mondo ci deprime decisamente, quindi non essendo in potere di fare nulla, diciamo. Cerco appunto di godermi le piccole cose della mia vita, della mia bimba, della mia famiglia e cerco di vivere il più serena possibile, insomma, senza farmi intristire o preoccupare per quello che sarà il futuro. Non so come la pensate voi, insomma. Bene, io aspetto ancora qualche minuto, metto su una lavatrice e torno. Bene, i patch mi sono piaciuti tanto perché intanto sono molto molto sottili. Ci sono patch che si sentono quando li applichi perché magari sì, non sono fatti bene e sono pesanti oppure scivolano. Invece questi sono belli sierosi corposi, si aggrappano perfettamente al contorno occhi. Avrei potuto mettermi a fare anche le pulizie o a saltare che rimanevano belli aderenti senza darmi fastidio. Non so quanto possiate apprezzare, ma il contorno occhi è molto ben idratato e bello luminoso. Stai Levana mi ha inviato anche questa crema di Bellflower, la Black Snail Cream for Vitalizing, quindi una crema viso a base di bava di lumaca che mi incuriosisce molto. Ma che adesso salto perché voglio provare insieme a voi questa, sempre di Haymitch, la Bulgarian Rose Satin Cream, una crema per il viso satinata che dovrebbe essere perfetta come base make-up, molto carina nel suo pack. E
È una crema viso indicata per tutti i tipi di pelli a base di acqua di rosa damascena per il 63% ed è una crema lisciante e idratante. Infatti si vede la co sua consistenza corposa e satinata. È come una mousse praticamente. Lo profumo di rosa bulgara deve piacervi perché è abbastanza persistente e seppur io non ami follemente il profumo di rosa, devo dire che comunque non mi dispiace. La crema, quando l'ho aperta e quando la prima volta l'ho provata, perché l'avevo provata l'altro giorno giusto così, da provare un momento, mi aveva un po' preoccupata perché ho detto questa è troppo grassa per me. Ed è quello appunto che si pensa in un primo momento applicandola, perché appunto è bella corposa, idratante, ha questo effetto satinato, però vi assicuro che vi lascia la pelle morbidissima, ma non appesantita, quindi anche per una pelle grassa, mista grassa, non è assolutamente una crema sbagliata, anzi è molto piacevole. Poi ripeto, non è certamente la crema che andrei ad applicare a luglio, ecco, adesso che comincia a fare più fresco, è una crema che apprezzo, avendo appunto, come vi dicevo, una necessità di andare un pochino più a idratare la pelle. Mi piace tantissimo, la mia pelle è luminosa, bella, super idratata, super soffice, ecco proprio l'effetto di pelle soffice. Bella, bella, mi piace tanto. Molto molto bella questa crema, mi piace molto, la pelle è perfettamente idratata, morbidissima. Poi mi hanno inviato di Farmers Day l'Oil Free UV Defense Sun Cream, questa crema, questo filtro solare per il viso, che anche qua proverò, ma oggi volevo completare la skincare di Hamish con i prodotti che mi hanno inviato e voglio provare questa che è la Tone Up Sunscreen Bulgarian Rose Tinted Tone Up UVA UV Protection SPF 50++++. Che cos'è praticamente? È un filtro solare, 50 più ovviamente, UVA, UVB, ma è una, a base sempre di rosa bulgara naturalmente, ma è una tinted tone up protection, quindi è un filtro solare che ha un leggero effetto colorato, non dico una BB cream ovviamente, però ha leggermente questo colore leggermente rosatino che è perfetto perché io applico veramente poco il fondotinta, preferisco avere qualche imperfezione in più in vista, ma di solito vado di un leggero correttore e poi un po' di cipria, e per cui preferisco un prodotto di questo genere che magari mi va a dare una leggera uniformità al viso, ma senza appesantirla, e contenendo appunto il filtro solare per me è fantastico perché così ho due effetti in uno. Questo è il prodottino, vedete che è colorato. Se siete abituati a utilizzare il filtro solare sempre, anche durante l'inverno, sul viso, mi raccomando, se non lo siete, diventatelo, mi raccomando. Avete presente, insomma, questo
quella consistenza di filtro solare un po' corposa, ecco. Qui appunto si sente, infatti sicuramente mi andrà a far lucidare un pochino il viso durante il giorno, però insomma non mi dispiace. Tra l'altro mi ha reso la pelle ancora più morbida e idratata. E ora mi avvicino allo specchio, vedo che mi è andato a uniformare il viso, ma proprio leggermente, c'è proprio una cosa leggerissima, quindi ripeto, non tipo, cioè sì, oddio, tipo BB cream, ma anche meno forse, super leggera. Molto, molto bello, mi piace molto questo filtro. Ne sono passati pochissimi minuti e il prodotto è perfettamente, il filtro si è perfettamente asciugato. Adoro questa fascia perché seppur che mi spettina un po', mi preserva appunto il capello dallo sporcarsi, ecco. Bene, miei cari, questa era la mia morning skincare routine con i prodotti Stagevana, che ringrazio. Vi ricordo di guardare nell'info box, abbiamo il codice sconto da poter utilizzare e vi metto i link a tutti i prodotti di cui vi parlo. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi piacciono questi video insieme fatti in bagno facendo la mia skincare routine. Magari appunto ci siamo fatte compagnia e l'avete fatta anche voi nel frattempo. Io vi ringrazio di aver guardato il video fino a qui, vi saluto, vi mando un bacione grande, se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!